Giovedì 30 aprile 2015. Buongiorno a tutti, questo è Good Morning Milano. E oggi le notizie della città ve le racconto io, Bella Shahmirza. Ancora tensione in zona Giambellino, dove proseguiti i blitz delle forze dell'ordine. Alcuni giovani, presumibilmente appartenenti all'area No Expo, sono stati portati in questura per accertamenti. Altri controlli sono stati effettuati anche nei pressi dell'aeroporto di Bresso. In generale la situazione è ritenuta preoccupante dalle autorità, visto le numerose manifestazioni contro l'Expo previste in città da oggi fino a domenica. Ci spostiamo in zona Sarpi perché sempre più numerose sono le polemiche attorno a via Paolo Sarpe e alla sua anima orientale. Dopo le contestazioni della Lega Nord riguardo alla dicitura Chinatown presente su Google Maps, ora nel mirino sono finite le cosiddette porte del dragone, poste all'inizio e alla fine della via. Nonostante si tratti di strutture mobili che in ogni caso verranno smantellate alla fine di Expo, associazioni di residenti italiani e comitati di quartiere non ci stanno, così come NCD, Fratelli d'Italia e appunto Lega Nord. Parliamo ora di viabilità. Prevista per oggi pomeriggio alle ore 14:30 l'inaugurazione a Cascina Merlata dello svincolo autostradale che agevola la viabilità per Expo. Il tratto di strada è di 1,2 km, consente il collegamento dell'autostrada A4 Milano-Torino con il polo fieristico Expo e con l'area parcheggi. Appuntamento in Piazza Duomo stasera a partire dalle ore 20:30 per il grande concerto gratuito di Andrea Bocelli, che inaugura la cerimonia di apertura di Expo 2015. Oltre ad Andrea Bocelli, sul palco allestito in Piazza Duomo saliranno il pianista cinese Lang Lang, i grandi nomi della musica classica, accompagnati dal coro e dall'orchestra del Teatro alla Scala e della sua Accademia. L'evento si potrà seguire in diretta dalle 21:15 su Rai 1 con la conduzione di Antonella Clerici e Paolo Bonolis. Per oggi è tutto, io vi auguro una buona giornata e ci vediamo domani con Good Morning Milano!